Sarete d'accordo che non ha senso parlare di diverse forme di uova, distinguendo ad esempio le uova automobile, trasportate da un'automobile, dalle uova bicicletta, trasportate da una bicicletta. Ma perché allora distinguiamo diverse forme di energia? Ha davvero senso qualificare l'energia? Esistono davvero diverse forme di energia? Oppure esiste una sola ed unica energia? È di questo che parliamo in questo video. Rimanete sintonizzati. È sicuramente un'abitudine da parte di noi fisici distinguere tra diverse forme di energia. Questa suddivisione dell'energia in diverse forme è però un po' fuorviante e forse sarebbe meglio evitarla, anche se riconosco che non sia facile farlo, considerando che le abitudini sono dure a morire. Storicamente la distinzione tra diverse forme di energia ha seguito essenzialmente due criteri. Il primo è relativo a come l'energia può essere immagazzinata, cioè contenuta in un sistema fisico. Il secondo è relativo a come l'energia può essere scambiata tra i diversi sistemi fisici. Il primo criterio ha portato alla distinzione tra forme di energia quali l'energia cinetica, l'energia potenziale, l'energia elastica e l'energia interna, per fare alcuni esempi. Il secondo criterio ha dato vita invece alla distinzione tra forme di energia quali il calore, il lavoro, l'energia elettrica, l'energia chimica, anche qui solo per citarne alcune. Il primo criterio viene solitamente applicato quando il sistema studiato può essere suddiviso in sottosistemi. Facciamo un esempio semplice, considerando un piccolo corpo di massa m in caduta libera nel campo gravitazionale terrestre, diciamo vicino alla superficie. In questo caso è abitudine affermare che il corpo possieda una certa quantità di energia cinetica K trasportata dalla sua quantità di moto P, secondo la famosa formula K è uguale P al quadrato fratto 2m. È altresì abitudine affermare che il corpo in questione possieda una certa quantità di energia gravitazionale potenziale V, data dalla formula V uguale mgh, dove G è l'accelerazione del campo gravitazionale terrestre e H l'altezza del corpo rispetto al suolo. Se riflettiamo attentamente, questa descrizione è però impropria. Infatti, l'energia potenziale gravitazionale non è posseduta dal corpo, ma da quell'entità detta campo gravitazionale in cui il corpo si trova immerso. Quello che accade quando il corpo cade è che il campo gravitazionale cede parte della sua energia al corpo, trasferendogli della quantità di moto. Reciprocamente, il campo gravitazionale, in quanto contenitore, riceverà energia da un corpo quando questo verrà sollevato verso l'alto. In altre parole, non esiste un'energia cinetica e un'energia potenziale, cioè due diverse forme di energia possedute da un corpo di massa m. Esiste un'unica sostanza immateriale, denominata semplicemente energia, posseduta da due sistemi fisici differenti, il corpo materiale e il campo gravitazionale. Apro qui una parentesi per osservare che il termine energia potenziale potrebbe anche essere ritenuto corretto se venisse inteso non come una forma di energia posseduta dal corpo di massa m, ma come l'energia che questo corpo potrebbe potenzialmente ricevere dal campo gravitazionale in cui si trova immerso. Ma veniamo all'altro criterio solitamente applicato nel distinguere le diverse forme di energia, che è quello della modalità di scambio. Solitamente si usa dire che l'energia viene ceduta da un sistema all'altro sotto forma di calore, di lavoro, di energia chimica, elettrica e via discorrendo. Queste forme però non hanno a che fare con l'energia in quanto tale,
ma piuttosto con i suoi portatori. Una volta che è ben chiara la distinzione tra il concetto di energia e il concetto di portatore di energia, diventa altresì chiaro che esiste una unica forma di energia, sebbene questa possa essere trasportata, portata da un sistema a un altro sistema con modalità del tutto differenti. Quello che è utile osservare e che cercherò di evidenziare adesso con alcuni esempi è che l'energia fluisce sempre con almeno un'altra sostanza, intesa qui come grandezza estensiva, che potrà essere sia materiale sia immateriale, nel senso di astratta. Queste sostanze che accompagnano il flusso di energia sono per definizione i suoi portatori. I portatori possono cambiare, certamente, ma questo non significa che cambi la forma dell'energia. Cambia unicamente la modalità del suo trasporto. All'inizio del video ho menzionato la metafora delle uova. Posso trasportare delle uova in diversi modi, usando diversi mezzi, cioè diversi portatori, ma le uova non cambiano di forma nel corso del trasporto. Restano sempre le stesse uova. Lo stesso vale per l'energia. Questo significa, ad esempio, che i cosiddetti trasduttori non omogenei, come i trasduttori elettromeccanici, elettroottici, magnetoelettrici, piezoelettrici, eccetera, eccetera, non vanno considerati dispositivi dove l'energia di ingresso sarebbe di forma differente rispetto all'energia di uscita. L'energia è sempre e solo una. Quello che invece il trasduttore fa è cambiare il tipo di portatore che la porta e la trasporta. Se seguiamo questa logica, possiamo osservare che parlare di diverse forme di energia è altrettanto inappropriato che parlare di diverse forme di carica elettrica, a seconda che questa sia portata da elettroni, protoni, muoni, eccetera. O di diverse forme di quantità di moto. Bene, visto che siamo in tema di chiarificazioni concettuali, parlando di portatori di energia, è importante poter operare una chiara distinzione ontologica tra due diverse categorie di sostanze che ho già evocato, quelle materiali e quelle immateriali, nel senso di astratte. Questa distinzione tra sostanze materiali e sostanze immateriali, che sia ben chiaro, non la troverete nei libri di fisica. Si tratta qui di una mia scelta terminologica personale. Ebbene, questa distinzione si rifà alla distinzione tra sostanze materiali e proprietà delle sostanze materiali. Mi spiego meglio. Generalmente possiamo dire che una sostanza possiede o non possiede una determinata proprietà. Ad esempio, la sostanza materiale legno possiede la proprietà di essere bruciabile, mentre non possiede la proprietà di condurre bene l'elettricità. Vi sono però delle classi particolari di proprietà che determinate sostanze possono possedere non solo qualitativamente, nel senso che le possiedono o non le possiedono, ma anche quantitativamente, nel senso che ne possono possedere un determinato quantitativo che potrà variare a seconda delle circostanze. In altre parole, si tratta di proprietà che hanno la caratteristica di essere descrivibili in termini di contenuto e che pertanto si comportano a loro volta come se fossero delle sostanze materiali, sebbene di fatto non lo siano, essendo invece delle proprietà di sostanze materiali. Si potrebbe dire che sono delle proprietà similsostanziali, poiché si comportano similmente alle sostanze materiali, sebbene non siano delle sostanze materiali. L'energia è forse l'esempio più tipico di sostanza immateriale. Similmente a una sostanza materiale, è in grado di fluire, cioè di scorrere, di essere trasferita da una regione dello spazio a un'altra e più generalmente da un'entità fisica a un'altra entità fisica.
Lo stesso vale ben inteso per numerose altre proprietà, oltre all'energia, che in fisica sono solitamente definite grandezze fisiche, come ad esempio la quantità di moto, sia essa traslazionale o angolare, la carica elettrica, l'entropia, solo per citare le più note. In altre parole, così come è possibile parlare del fluire di una sostanza materiale come l'acqua, ad esempio da un recipiente a un altro recipiente, allo stesso modo è possibile parlare del fluire dell'energia da un sistema a un altro sistema, o del fluire della quantità di moto, della carica elettrica, dell'entropia. Questi flussi corrispondono però, lo ripeto ancora una volta, a delle sostanze immateriali, cioè a flussi di proprietà di sostanze materiali e non a flussi di sostanze materiali. Ora, alcune sostanze immateriali, come l'energia, la quantità di moto traslazionale, la quantità di moto angolare e la carica elettrica, sono delle grandezze conservate. Questo significa che non possono essere né create né distrutte, ma solo trasferite da un'entità all'altra, oltre che, bene inteso, immagazzinate nelle diverse entità fisiche. Non tutte le sostanze immateriali sono però conservate. L'entropia, ad esempio, può essere creata dal nulla in un sistema fisico, sebbene, fino a prova del contrario, non possa mai essere distrutta. Le diverse sostanze materiali, invece, a seconda delle circostanze, possono sia conservarsi, sia distruggersi, sia crearsi. Un esempio tipico è quello delle reazioni chimiche o nucleari, dove certe sostanze materiali si trasformano in altre sostanze e si assiste, pertanto, nel corso della reazione, a un doppio processo di creazione e distruzione. In altre parole, la quantità di una specifica sostanza materiale non è in generale conservata e potrà sia crescere sia diminuire nel corso di uno specifico processo. Tornando alla sostanza immateriale energia, sappiamo che è sempre conservata nei processi fisici, nel senso che il quantitativo di energia contenuto in una regione dello spazio può variare se e solamente se una corrente di energia fluisce attraverso la superficie della regione in questione. Allo stesso modo, il quantitativo di energia portato da un'entità fisica può aumentare o diminuire se e solo se tale entità assorbe o emette energia in uno scambio con il suo ambiente esteriore. L'intensità della corrente di energia, solitamente simboleggiata dalla lettera maiuscola P, corrisponde a ciò che convenzionalmente viene indicato con il termine di potenza. Quindi la potenza, per definizione, è la variazione dell'energia rispetto al tempo. In generale, l'intensità della corrente di una determinata sostanza, sia essa materiale o immateriale, equivale alla quantità di sostanza che scorre attraverso una determinata regione per unità di tempo. Quando la corrente è nulla, ciò significa semplicemente che la sostanza rimane ferma rispetto ovviamente a un determinato referenziale, cioè che non fluisce. Ma vediamo ora quali sono le modalità con cui l'energia fluisce in generale da un'entità fisica a un'altra entità fisica. Per fare questo è importante distinguere cinque concetti fondamentali. Innanzitutto, l'entità fisica fonte di energia, denotiamola F. Poi l'entità fisica ricevitrice di energia, denotiamola R. Quindi la sostanza materiale portatrice di energia, denotiamola M. E infine la sostanza immateriale portatrice di energia, denotiamola I. Senza dimenticare ovviamente la sostanza immateriale energia, che denoteremo E. Il diagramma di flusso che potete osservare alla mia destra descrive in modo schematico un processo di trasferimento di energia E da una fonte F a un ricevitore R mediante un portatore M indicato con una freccia piena e un portatore immateriale I indicato da una freccia tratteggiata.
È importante osservare che in un processo di trasferimento di energia tra una fonte F e un ricevitore R è sempre presente necessariamente un portatore materiale M. Possiamo però distinguere le tre seguenti situazioni. La prima è quella dove la sostanza materiale M fluisce da F a R ed è l'unica sostanza a portare l'energia. Poi c'è la situazione B dove la sostanza materiale M fluisce da F a R, ma non è l'unica sostanza a portare l'energia, che viene portata anche da una o più sostanze immateriali I. Poi c'è la situazione C dove la sostanza materiale M non fluisce da F a R, quindi la sua corrente è nulla e l'energia è portata unicamente da una o più sostanze immateriali I. Per comprendere bene la ragione della distinzione di questi tre casi, in particolar modo la distinzione tra la sostanza immateriale energia e i suoi portatori, che possono essere delle sostanze sia materiali che immateriali, beh, il modo migliore è semplicemente quello di fare degli esempi concreti. Cominciamo con un esempio della situazione A, dove è presente unicamente un portatore materiale. Pensiamo a una fonte F che è semplicemente un serbatoio di benzina. Il portatore materiale M è la benzina in quanto tale e l'entità ricevitrice R è un motore a scoppio. Solitamente, grazie a una pompa, la sostanza materiale benzina viene trasportata fino al motore dove avviene una reazione chimica di combustione. La benzina si combina con l'ossigeno e produce una grande quantità di entropia, cedendo in questo modo energia ai pistoni che ricevono una spinta, cioè della quantità di moto. Non c'è in questa situazione un portatore immateriale, è la benzina stessa che, combinandosi con le molecole di ossigeno presente nel pistone, si distrugge e nella reazione cede la sua energia alle sostanze prodotte, biossido di carbonio e acqua, che acquisiscono così una notevole quantità di moto, parte della quale viene ceduta al pistone. A proposito, possiamo osservare che la quantità di moto non viene creata da nulla qui, eh? La quantità di moto totale, data dalla somma vettoriale della quantità di moto dei diversi prodotti della reazione di combustione, beh, è ovviamente uguale alla quantità di moto totale posseduta dalla benzina e dall'ossigeno prima della reazione. Da notare anche che in questa mia analisi non ho considerato la quantità di moto della benzina che scorre lungo il tubo, non essendo tale quantità di moto quella che viene ceduta ai pistoni. Bene, consideriamo ora alcuni esempi della situazione B, dove è presente anche un portatore immateriale. Pensiamo a una fonte F che è semplicemente una mano, mentre l'entità ricevitrice R sono ad esempio dei birilli posizionati su una pista da bowling. La sostanza materiale M è allora una palla da bowling e la sostanza immateriale I è la quantità di moto. La fonte F, cioè la mano, comunica alla palla una determinata quantità di moto e poiché un corpo in movimento porta energia, così facendo trasferisce alla palla anche un certo quantitativo di energia. In altre parole, tra la fonte F e l'entità ricevente R, cioè i birilli, fluisce sia una sostanza materiale, che è quella di cui è fatta la palla da bowling, sia una sostanza immateriale, che è la quantità di moto trasportata dalla palla. Quando la palla entra in contatto con i birilli, cede loro parte della quantità di moto che trasporta e in questo modo trasferisce loro anche parte della sua energia, mettendoli a loro volta in moto. La palla è quindi il portatore materiale della quantità di moto e la quantità di moto è il portatore immateriale dell'energia. Consideriamo un altro esempio. La fonte F è una pompa idraulica a ingranaggi. L'entità ricevitrice R un motore idraulico e la sostanza materiale M l'acqua che scorre in un circuito chiuso dalla pompa al motore. Quanto alla sostanza immateriale I, ancora una volta si tratta della quantità di moto.
Più esattamente, attraverso la rotazione dei suoi ingranaggi, la pompa idraulica comunica quantità di moto all'acqua, mettendola in circolo nei tubi. L'acqua ad alta pressione, scorrendo nei tubi, cede parte della sua quantità di moto, quindi della sua energia, agli ingranaggi del motore, che vengono così a loro volta messi in moto. L'acqua è quindi il portatore materiale della quantità di moto e la quantità di moto è il portatore immateriale dell'energia. Facciamo ancora un esempio della situazione di tipo B. La fonte F è una pila elettrica, l'entità ricevente R è una lampadina, il portatore materiale M è l'elettricità, cioè la corrente di elettroni che si muovono lungo i cavi conduttori, e i portatori immateriali, I, sono in questo caso due, la quantità di moto e la carica elettrica. Più esattamente, tramite la forza elettromotrice, F comunica quantità di moto agli elettroni di carica negativa, che vengono così spinti dal polo negativo al polo positivo della pila. Apro una parentesi per ricordare che convenzionalmente il verso indicato della corrente elettrica è quello delle cariche positive, quindi opposto al verso del moto reale degli elettroni nel filo conduttore. Bene, arrivando nella lampadina, dove c'è una forte resistenza, a causa dell'attrito, viene a crearsi dal nulla entropia, cioè calore. Questo significa che la lampadina funziona come un trasferitore. L'energia entra nella lampadina, portata dall'elettricità, parte di questa energia viene ceduta alla lampadina per mezzo dell'entropia prodotta, energia che a sua volta la lampadina trasferirà all'ambiente circostante tramite quella perturbazione elettromagnetica comunemente detta luce. Gli elettroni sono dunque qui i portatori materiali della quantità di moto e della carica elettrica, mentre la quantità di moto e la carica elettrica sono i portatori immateriali dell'energia. Potrei continuare all'infinito a fornire ulteriori esempi, ma diventerebbe un po' noioso. Prima di concludere, vi devo però ancora indicare alcuni esempi della situazione di tipo C, dove l'energia non fluisce assieme al portatore materiale. È importante osservare, infatti, che l'energia è in grado di fluire indipendentemente dal fluire dei suoi portatori materiali. Forse l'esempio più emblematico è quello del pendolo di Newton. La fonte F è la sferetta metallica che viene disallineata, diciamo quella a sinistra del pendolo. L'entità ricevente R è la sferetta metallica tutta a destra. Il portatore materiale M è l'entità fisica formata dalle sferette intermedie, mentre il portatore immateriale I è la quantità di moto. Più esattamente, F cede la sua energia a M trasferendo la sua quantità di moto alla seconda sferetta con massima efficienza, che la comunica alla terza, quindi alla quarta e così via, fino a quando anche l'ultima sferetta, che è il ricevitore, viene messa in moto, ricevendo così a sua volta energia. Come noto, il processo avviene senza che nessuna delle sferette intermedie che formano la sostanza del portatore materiale si muova. In altre parole, M non fluisce. Le sferette rimangono immobili, la velocità del loro centro di massa è nulla. Ciò che invece si propaga è un'onda di shock, un'onda di compressione e decompressione longitudinale tra le sferette metalliche, che sono elastiche, cioè si propaga una deformazione. Un effetto simile al ben noto effetto domino. Le sferette intermedie sono dunque il portatore materiale della quantità di moto e la quantità di moto è il portatore immateriale dell'energia. Il portatore materiale non fluisce assieme al portatore immateriale e ci troviamo pertanto nella situazione di tipo C. Permettetemi di menzionare rapidamente un altro esempio emblematico di questo tipo di situazione, quello delle onde acustiche. La situazione del pendolo di Newton è infatti molto simile alla propagazione di un'onda sonora nell'aria, ad esempio tra l'altoparlante di una radio, che sarebbe quindi la fonte che genera l'onda sonora, e il timpano di un orecchio, che è l'entità ricevente R, con ovviamente le molecole d'aria che svolgono il ruolo di portatore materiale M.
Come nel pendolo di Newton, anche l'onda sonora è una perturbazione longitudinale, cioè un'onda di compressione e decompressione delle molecole presenti nell'aria, che si propaga senza che vi sia alcuna corrente di materia. Le molecole d'aria vengono messe in moto solo localmente dall'oscillazione dell'altoparlante e comunicano sempre localmente, mediante delle collisioni, il loro movimento alle molecole più vicine e così via, fino a quando l'oscillazione giunge alla membrana timpanica dell'orecchio, che viene a sua volta messa in moto oscillatorio, ricevendo dunque energia. Facciamo un ultimo esempio di situazione C. La fonte F è una mano, l'entità ricevente R è un carrello, il portatore materiale M una corda che da un lato viene tenuta dalla mano e dall'altro è legata al carrello. E il portatore immateriale I è la quantità di moto. La mano trasferisce energia al carrello tirando la corda. Ovviamente il materiale con cui è fatta la corda non fluisce dalla mano al carrello. La corda viene semplicemente posta in tensione. Si parla in questo caso di applicazione di una forza, ma la forza, come evidenziato dalla seconda legge di Newton, altro non è che l'espressione di una corrente di quantità di moto. Infatti, la famosa formula F uguale ma si può riscrivere anche nella forma F è uguale variazione di P rispetto al tempo, dove P è la quantità di moto che è uguale alla massa per la velocità. In altre parole, una forza F è espressione di una corrente di quel portatore immateriale denominato quantità di moto. Ci sarebbe molto ancora da aggiungere. Tra l'altro, quello di cui vi ho parlato riguarda soprattutto le entità classiche. Resta in buona parte valido anche per le entità quantistiche, ma ci sono ovviamente molte sottigliezze in più. Ma ho già messo tanta roba sul fuoco e penso sia un buon punto dove fermarsi. Grazie dell'ascolto.